La rassegna stampa della Gazzetta del Mezzogiorno, coniugi assaliti in casa dai banditi, San Vito, rapina con sequestro di persona i danni di una coppia di olandesi residenti in zona. Armati di fucile con il volto travisato da calze di nylon, i quattro rapinatori si sono fatti consegnare 500 euro. Dopo una breve tregua riaffiora l'incubo delle rapine in casa anche per poche centinaia di euro. Ladri in azione per rubare pistola a Latiano, strano furto nell'abitazione di un operaio del luogo. Nell'appartamento c'erano anche dei fucili legalmente detenuti al pari della pistola, che però non sono stati toccati. Futuro incerto, ombrelloni chiusi il 3 agosto, la protesta contro il silenzio del governo, i titolari di licenza di Lidi Balneari, nonché gli aderenti al Comitato Balneari Puglia, incroceranno le braccia il 3 agosto per protestare contro il silenzio del governo sul futuro del comparto. Dalle 8 alle 11 nessuno presterà il servizio. Garantite le emergenze. Soppressione delle province, le proposte del PD e del PDL, politica, partiti in movimento. Il PD ha posto sul tavolo questioni di metodo e di contenuto con lo scopo di rilanciare l'azione dell'amministrazione provinciale e quanto ha deciso la direzione provinciale del partito. Città di Brindisi scatta la stagione 2012-2013, calcio di Serie D inizia oggi con il raduno Alfanuzzi, la stagione in Serie D della città di Brindisi, l'organico non è ancora completo, spiega l'allenatore Mino Francioso, attendiamo nei prossimi giorni l'arrivo di alcuni under. Aspettando Coach Bucchi, il Radio Mercato informa. Pallacanestro Roland potrebbe interessare l'Enel. Numerosi appunti archiviati tra i talenti in campo a Las Vegas nel corso della Summer League. La rassegna stampa del quotidiano. Raid in ville, notte di terrore: quattro rapinatori incappucciati in azione a San Vito, vittime due turisti olandesi. In azione una banda composta da quattro malviventi incappucciati ed armati lite, spari e sangue e giallo. Torchiarolo indagini dopo una violenta rissa in famiglia, una lite in famiglia poi alcuni spari nella notte per un alterco tra suocero e genero, concluso prima a bastonate e poi, pare, a colpi di arma da fuoco. I Muavara minori incassi per i comuni, i conti che non tornano in tutto 48 milioni di euro, poco più della metà dei quali resteranno nelle casse dei comuni mentre il resto finirà allo Stato. Si ribalta con l'auto, paura, sulla via dei Trulli, Fasano, traffico in tilt, paura e traffico in tilt ieri mattina a Fasano, sulla strada dei Trulli, per un automobilista che si è ribaltato a bordo di una Fiat 1.